Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Subnautica. Ci siamo lasciati nello scorso qui all'interno dell'Aurora. Dovevamo aprire la cabina del capitano, io non sapevo il codice, sono andato a cercarmelo. E se non erro, dovrebbe essere 2679. Esatto. Vediamo un po' cosa troviamo nella cabina del capitano. Oh, il terminale dati. La terra trasmissione. Oh! Razzo di salvataggio Neptune. Oh, il modellino dell'Aurora. Pigliamolo subito, mio. Bellissimo. Cos'è questo? L'armadietto a muro? Cos'è? Sì. Ripiani da parete. Bellissimo. Cosa abbiamo qua? Non l'ho visto. Vabbè, una barretta. E altri dati. Diario del capitano. Vediamoli un po' questo diario del capitano. Dov'è che sta? Dov'è che sarà qua? No. Progetto. No. Boh, non so dove sia il diario del capitano, lo scopriremo. Adesso direi che dobbiamo andare. Qui abbiamo praticamente visto tutto, giusto? Sì, non c'era altro qua dentro. La cabina del capitano. Un po' vuotina, eh? Sinceramente. Chissà invece qui nella cabina 2 cosa c'era. Boh, non lo potremmo sapere. Comunque, dobbiamo tornare indietro di qua, se non sbaglio era. Giusto? Sì. Qui abbiamo, sì, era di qua, esatto. Dobbiamo andare. Qua c'è qualcosa da vedere. Ci sarebbe dell'elettricità in acqua, quindi io dovrei essere bello che morto in realtà, eh. Però vabbè. Facciamo finta che anche l'elettricità se è in acqua non ti uccide, va? Voilà. Saliamo su e dobbiamo adesso tornare indietro e andare finalmente nella zona dei motori, se non erro. Giusto? Dov'è che era? La zona dei motori di qua, giusto? Sì. Noi veniamo da questa parte. Eccola qua. Qua ci dovrebbe essere camera. Sì. Camera del reattore. Ma c'è l'acqua. Com'è possibile? Scusi, c'è l'acqua qui, come può esserci fuoco? Vabbè. Aia, aia, aia. Spegni, spegni tutto. Spegni ancora. Spegniamo tuttissimo. Qua una batteria. Fa vedere l'inventario di cosa è pieno. Beh, direi che un'acqua ce la possiamo bere. Quindi pigliamo la batteria in più, che non ci fa sicuramente male. Anzi, solo che bene. Qua abbiamo la zona del reattore. Con un altro potenziamento. Cos'è? Modulo motore del Cyclop. Però abbiamo l'inventario pieno. Non va bene questo. Bisogna assolutamente lasciare qualcosa. Cosa possiamo lasciare? Niente. Boh, vabbè, usiamo a caso uno di sti cosi per poter prendere questo. Cos'è che possiamo scansionare? Cos'è? Ah, questo. Una falla. Rottura nella schermatura del nucleo di guida. Ah, bisogna riparare tutte le falle per poter riparare il motore. Quando abbiamo riparate due, bisogna andare a riparare anche le altre di là e sott'acqua, probabilmente ce ne saranno, vero? Quindi prepariamoci a
ai cosetti, come si chiamano? Mi manca il nome. Vabbè, fa niente. Oh, abbiamo preso. Ah, sì, è questo qui, il coso dell'efficienza delle Cyclops. Ci stanno quelle orribili creaturine che ti succhiavano il sangue, vero? Dov'è che sono? Eccole. Vieni qua. Voilà, cerchiamo di ammazzarle, va? Prima che ci diano fastidio. Mentre ripariamo le falle. Andiamo a riparare. Ripara, ripara, su. Più veloce, quanto ci vuole a riparare queste cose, dai? Oh, perché questo non lo ripari? Ha dei problemi? Ah, ok, dovevo soltanto andare dalla parte giusta. Perfetto. Questa qua. Poi ce n'è una qua dietro. Poi. Un altro di sti brutti cosi? No, è vivo, infatti si muove. Eccolo! Vedete? Che si attacca a sto schifo. E mica muore, eh? Eccolo, guarda che arriva. Muori male, brutto schifo. Poi prossimo dovrebbe essere qua giù, giusto? Sì. Ok, perfetto, quante ne mancano? 4 ancora. Vabbè, uno è qua. Perfetto. Così dovremmo almeno un minimo riuscire a stabilizzare il motore dell'Aurora, perché altrimenti qui è tutto instabile e così dovremmo togliere le radiazioni. Voilà, ne manca una, che non so dove sia, forse in questa zona qui in cui non siamo ancora stati. Qui non possiamo saltare, come si fa ad arrivare lì? Allora, tramite qua. Giusto? Sì. Dobbiamo fare un bel salto, ecco fatto. Voilà, e l'ultima? Dov'è? Dov'è? Se non è qui, dov'è cavolo? Scusi, eh. Allora, a parte lei che adesso mi va a morire. Schifosi. Dove cavolo è l'ultima? Ah, eccola qua. Vai, ripariamo anche l'ultima falla. Perfetto. Ora che abbiamo riparato anche l'ultima falla, questo dovrebbe essere utilizzabile. No, no signal. Cosa dobbiamo fare adesso? Ci hanno detto qualcosa, no? Boh. Cos'è successo? No, ho sbagliato tasto, scusate. Qua. Attenzione alle radiazioni locali al massimo livello tollerabile. Beh, questo sì. Niente.
Abbiamo sistemato, quindi se non ci togliamo la tuta, adesso le radiazioni non dovrebbero più esserci. Non posso neanche togliermela perché abbiamo il, come si chiama? Mi sfugge il nome. Vabbè, fa niente. Però, cioè, strano che non mi segni l'ultima cosa che abbiamo fatto. Qual è l'ultima cosa che abbiamo fatto? Boh, vabbè. Le abbiamo tolte tutte, no? Le falle che c'erano, quindi. Abbiamo fatto giusto tutto bene. Sembrerebbe di sì. Speriamo. Comunque, andiamo via. Direi che qui abbiamo fatto tutto. Ora possiamo tranquillamente ritornare fuori. E per uscire bisognava andare qua. Però là sopra non ci si può più andare. Oh sì, aspetta, sì. Passa qua di lato, giusto? Perfetto. Non di qua, che c'è il fuoco. Direi dall'altra parte. Sempre con la torcia perché altrimenti non ci vediamo nulla. Basta, ritrovare la strada e sperare che fuori sia giorno. Così almeno ce ne navighiamo via di giorno, che di notte sinceramente non mi piace molto, va? Qui bisogna fare così. Così e così. Perfetto. Di là avevamo già controllato, quindi ci basta uscire da dove siamo entrati. Qua c'è il fuoco che passerei rapidamente di lato e andrei via. Qui non possiamo pigliare altro. Ovviamente è notte, mi sembra giusto, no? D'altronde non poteva che non essere notte. Porca miseria. Però forse sta diventando giorno, sì, perché vedo il pianeta che normalmente quando è lì vuol dire che sta per diventare giorno. Meno male. Facciamo la strada di ritorno verso la nostra fantastica, verso il nostro fantastico Simoth. Aspettando che diventi giorno. Poi questi ragni, oh! Via, eh! Tutti che mi attaccano, guardate, dimmi te se devo avere tutti sti ragnetti fastidiosi che rompono le balle. Morite un po'. Brutti vergognosi. Tu sei vivo? No, tu sei morto. Oh sì, no. Ok, adesso sì, sei morto. Però sei infetto tu. Anche quest'altro è infetto. Anche di più questo. Guarda questo che scappa. Fatemi uccidere, va. Cosi. Ui, ui. Muori anche tu. Vieni qui. Guarda come scappano. Ora che ho riparato la nave, scappano tutti, eh. Qui dentro ho visto tipo una specie di apertura, o sbaglio? No, probabilmente sbaglio. Sì, ok, non è nulla, non ci posso neanche andare. Bene, è giorno. Meno male. Dobbiamo tornare a casa. Siamo pronti? Ok, io ho tanta paura adesso, sapete, no? Il viaggio di ritorno mi farà cacare in mano. Infatti io adesso mi toglierò gli auricolari.
E dimmi che qui mi fa muovere. No, eh. Non mi posso muovere. Non mi dire. Non mi dire che porca puzzaccia. Che non mi posso muovere. No, dai, che vergogna. Dai, ti prego, dimmi che... No, mi dire che mi sono incagliato, dai. No. Per favore, non mi dire che mi sono incagliato, dai. Non mi dire. Sei una vergogna, Simo, di merda, dai, no. Ci credo. Ragazzi, vi sembra possibile che mi si incaglia il Simo? Ma dai, ma sei veramente una merda a gioco, eh. Ma che gioco del cazzo? Ma dimmi te se si deve bloccare il Simoth così. Che palle. Cioè, capite che mi tocca tornare a casa con questo? Con il Seaglide. Mi tocca lasciare qui un intero Simoth perché non va più. Perché non si muove, non si riesce. Eh no, non va, non va. Ma ditemi voi se vi sembra possibile che non vada più il Simoth. Perché si è arenato. Proprio bloccato qua, eh. Mica si muove. Puoi anche spingere, ma non si muove mica. Madonna, che vergogna. Vabbè. Allora, togliamoci comunque gli auricolari. Pigliamo il Seaglide. No, 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 porco d'inci. E usando questo, andando alla velocità maggiore che possiamo, andiamo fino a casa. Ma dritti verso casa e ci faremo un nuovo Simoth appena arriveremo a casa, allora. Ma ditemi voi se io mi devo incagliare così un Simoth. Ma da, cioè. Che vergogna. Beh, dai, almeno non succede come mi succedeva quando avevo questo gioco sul computer, in una versione che vi ho, come detto, in uno scorso video un po' particolare, che praticamente mi... com'è che si dice? Perché c'è una capsula storta? Vabbè, sinceramente non mi interessa. Adesso lo scopriremo più avanti. Vi stavo dicendo... In uno scorso video vi ho detto appunto che avevo questa versione anche sul computer e in quella versione praticamente il Simoth non so perché affondava da solo e quindi mi si compenetrava ad esempio anche sull'isola Miraggio mi si era compenetrato e affondava ed era finito sottoterra, dentro l'acqua, vi sembra possibile? Cioè, un bug del genere. Per fortuna almeno adesso non si bugga più in quel modo, ma semplicemente si incaglia. E questo ancora è fattibile, capisco che si incagli, dai. Però, sinceramente, che tristezza, cioè, penso che sia molto triste il fatto che mi si incagli in questo modo, eh? Che palle. Posso dirlo, che palle? Lo dico. Comunque, siamo quasi arrivati? Più o meno, mancano ancora 400 metri, porca miseria. Ci vuole ancora un po' per arrivare a casina, che
Casina. Poi quella lì è la nostra capsula, Casina è un po' più lontana. Cos'è sta roba che c'è lì? Che cazzarola è? Perché c'è del fuoco là? Ma sinceramente non lo voglio sapere. Non capisco perché lì ci sia del fuoco. Tanti bug. Molti bug, fatemi salire, grazie. Che cavolo di problemi ha lì che c'è sul fuoco? Come può esserci del fuoco lì? Questo sinceramente è una cosa che non capisco, posso dirlo? Vabbè, entriamo qua. Qui non avevo lasciato nulla, vero? Esatto. Ascoltiamo il messaggio. Aurora, this is Sunday again. We just picked up a massive Abbiamo appena detrito ca in your location. cos'è? I didn't know how bad it Captato un was. enorme How campo many di of you? detriti. Non Like, I didn't know. sapevamo quanto. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunday bound. Siamo in viaggio verso la vostra posizione, vi What porteremo else did I a say? casa, se lo The chiudo. only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, alright, but so are all the others. Salve. Salve coso che vola. Cos'è Quindi usciamo. E sinceramente ho un po' paura ad avvicinarmi in questa zona. Ma cos'è sto coso là che brucia? Potrebbe essere solo un bug? Sì. Porco Dio, me lo sto tolto in faccia, mi sono cagato. Sì, è solo fuoco buggato, va bene. D'accordo. Fuoco così a caso che si bugga. Torniamo a casa, va? Casa, posto in cui non ho ancora messo un segnalatore, ah, è vero, perché non abbiamo ancora sbloccato il segnalatore, il radiofaro, quindi questo potrebbe anche essere un problemino, eh? Il non aver ancora sbloccato il radiofaro. Ma vabbè, abbiamo preso molti altri. Molti altri indizi. Quindi la mia casetta dovrebbe stare da queste parti. Giusto? Qua c'era la capsula 17, eccola laggiù. Salve, gigantesco amico. E lì c'è casa mia, finalmente torniamo a casa, sì, con un bel po' di roba nell'inventario, per di più, però senza un simot. Porca puzzaccia. Ok, un po' di problemi nel caricare il texture? D'accordo. Allora, ok, è anche un po' problema nel caricare l'arma dietro, sì. Allora, nell'inventario abbiamo un po' di roba da mettere qui, ad esempio tutte le batterie. Poi, ad esempio, beh, questo.
i moduli anche, e anche l'altra roba che abbiamo trovato della Alterra. Per il resto una mangiata e un paio di bevute ce le facciamo. Andiamo a lasciare poi qua tutte le altre barrette, ce ne segniamo giusto un paio nello zaino. E anche questi medikit ce ne prendiamo giusto un paio. Allora, per fare il Simoth, cosa ci voleva più? Perché vogliamo fare un nuovo Simoth? Sì, probabilmente lo farò. Questo lo togliamo, tanto non ci serve più. Non abbiamo altri messaggi? No. Vabbè, per questo episodio, ragazzi, abbiamo finito. Diciamo che abbiamo fatto comunque un po' di roba. Abbiamo appunto finito di esplorare l'Aurora. Preso un po' di progetti, robe varie. Io vi auguro una buona giornata, non mi resta che dire ciao ragazzi!